ne parla. Noi cerchiamo di dirle che ne... noi dobbiamo dire che non si vale. Guarda, i dorsali questi, avendo l'avvertente di non andare anche a volte troppo orizzontale, perché anche qui poi se non la cerniera lombare soffre. State così. Oddio, qua parlerei di lo stretching. Credo che potremmo fare anche a me. Che ne dite? Sappiamo, giusto? Mi date l'ok di andare avanti? Ci fermiamo dopo le altre, no? Fermiamoci a vedere quali sono le quando si parla di mezzo fondo, anche per inquadrare quali sono le gare del mezzo fondo. Normalmente il mezzo fondo si divide in mezzo fondo veloce, mezzo fondo prolungato e fondo. Allora, con il mezzo fondo veloce, se intendiamo, è inquadrato quelle distanze che vanno dai 600 metri che usano le categorie giovanili e fino ai 1500. Quindi tutte quelle gare che rientrano dai 600 del settore giovanile ai 1500 degli assoluti lo possiamo identificare come mezzo fondo veloce. A livello di gare internazionali ci sono gli 825. Mezzo fondo prolungato, quindi vanno dai 2000 metri che fanno le categorie giovanili fino ad arrivare ai 10.000 metri, quindi quei famosi oltre 8 minuti. Quindi a livello assoluto sono 3.000, che poi adesso è una distanza poco usuale, 3.000 metri. Una volta lo facevano le donne, adesso anche altre donne, quindi... Sì. Quindi questo fu fatto ancora quando le siepi femminili non c'erano. Però adesso le gare del settore assoluto sono i 5.000, 10.000, 3.000 siepi e le gare di cross. 3.000 le gare su internet, oppure i 3.000 li fanno nella categoria lievi, perché la categoria lieve ancora vanno a fare 3.000. Quindi queste sono le distanze che noi identifichiamo come mezzo fondo prolungato. Per poi esserci il fondo, che non sono altre che le distanze più lunghe, quelle che comprendono le gare su strada, dai 10 km in poi, la maratonina e la maratona, che credo che per noi adesso non ci possa più interessare. Come individuare il futuro mezzo fondista? Quindi se qualcuno sta nella scuola dovrebbe avviare, fare il gruppo sportivo, avviare qualche ragazzo per fargli fare le gare di cross oppure di mezzo fondo per l'attività ciclista, deve incominciare un attimino a guardarsi intorno. Io credo che sia la cosa migliore, è quella, a parte di non guardare subito al primo impatto, si fa la garetta interna. Il primo che vince, anzi, questo ha vinto, bravo, quello che lo farò partire, che probabilmente al primo impatto è quello che riesce meglio, è quello che viene dalla pratica di altri sport. Chi già fa calcio, chi fa basket, chi fa ciclismo, chi fa triathlon, via dicendo. Questi sono già allenati, quindi di conseguenza sicuramente vinceranno. Ma saranno questi poi i futuri mezzofondisti? Probabilmente no.
Allora io consiglierei di rivolgere l'attenzione su altri piccoli aspetti che forse in quel momento ci sfugge, però non dovrebbero essere trascurati. Sicuramente bisogna focalizzare l'attenzione nell'elemento che c'è la struttura fisica leggera. Probabilmente quel giorno non la vita, è arrivato quarto, quinto, sesto, però lo vediamo. Bello piccolino, magrolino, longilineo. C'ha una bella facilità di corsa. C'ha un'età biologica, forse un po' in ritardo a quella anagrafica. Piccolino. Questo che dice, lo sa, può darsi che meglio che ci sto attento, meglio che lo seguo più da vicino, per un tipo così, che non quella che mi fa già il ritmo, che probabilmente oggi mi è venuto a gareggiare, ma il giorno che lo mi portato a fare la gara, c'è la gara di ritmo e non mi viene. Quante volte succede? Io vengo anch'io dalla scuola, ma l'ho abbandonato un po' di tempo fa, però succede questo. Però ho cercato sempre di evitarli, che poi al momento che ti serve non ti vengono. E che poi in seguito che cosa dobbiamo porre alla nostra attenzione? Bisogna valutare attentamente la sfera psicologica e motivazionale, che è la mole di tutto. Perché se ci mancano le motivazioni, la spinta interiore del ragazzino o della ragazzina a fare un tipo di sport, per alcune tante volte che diventi non si va avanti. Perché per riuscire, che cosa è indispensabile? Avere sicuramente la capacità di capire di quello che si sta facendo, cioè di riuscire a interiorizzare lo sforzo, cioè avere quasi quasi gusto a faticare. Sembra brutto dirlo, ma non è. Tante volte è così. In più, il futuro atleta deve avere la capacità di valutare quali sono i propri limiti, cosa può poterli, per poterli migliorare. Vabbè, questo poi. Forse ci conviene per una scuola. Siamo? Non vi ho chiesto neanche se volevate una pausa, sicuramente abbiamo avuto bisogno, però il problema è che alle 11 ci abbiamo il collega Mazzaruto, che poi già conoscete qua, sì? Sì. L'avete avuto già ieri. Quindi poi farete pausa, dai. Vi chiedo scusa, ma poi di nuovo ci sta. Quali sono gli obiettivi, i contenuti della fine del giorno? Forse questo era da fermarci un pochettino. Obiettivo da ricercare con il gioco sicuramente non è quello di arrivare subito ai migliori risultati, ma questo non solo nel mezzo mondo, ma io credo anche in tutti gli altri sport in genere con i giovani. Invece sicuramente bisogna porre le premesse indispensabili affinché raggiunga la massima prestazione solo al raggiungimento della maturità. Su questo siamo d'accordo? Quindi non sto dicendo, quindi è importante che siamo comuni su questo. Vabbè, questo dicevo che nel processo dell'allenamento a lungo termine si deve iniziare con un training di base che deve privilegiare l'apprendimento di una varietà di movimenti, quindi capacità coordinative e il miglioramento multilaterale, capacità condizionali. Tutto questo perché ci serve per creare una bella base solida, che ho cercato di fare un bel video, perché poi su questo si possa lavorare per la futura specializzazione. Perché quante volte assistiamo a grandi prestazioni a livello giovanile che poi non arrivano. E proprio stamattina, un attimino, con l'amico Claudio, stavamo parlando, noi abbiamo una mezzapontista in Abruzzo, che in questo momento sta andando fortissimo. E abbiamo proprio questi dubbi, ma questa poi quanto andrà forte in seguito? Perché pare che stia facendo qualcosa che non adatta per la sua età. Vabbè, questo è un altro discorso che esula. Sicuramente con la categoria ragazzi e cadetti, non c'è la categoria da affidare. Scusate, che qualcuno che ha tante. Praticamente sono ragazzi che hanno 12-13 anni e 14-15 anni. Sicuramente è consigliabile non specializzarli in una singola specialità. E quando diciamo prima, a questa età non infatuiamo dicendo questo è un mezzopondista oppure questa è una revisione. Quindi non facciamo, ma facciamo in modo che si applichi in un gruppo di specialità che sono compatibili,
quale potrebbe essere speciale compatibile per un corridore? Le velocità, gli ostacoli, i salti, probabilmente sono meno compatibili di lancio, però a questa età fare qualche lancio non farebbe pure male. Se poi prova, vediamo se c'è la struttura proprio di Marulino e Mingherlino, facciamo bene, però gli ostacoli, gare di velocità oppure i salti, perché non fare, anzi devono fare.